La fotografia è iniziata a 16 anni, 17 anni, con una vecchissima macchina fotografica a cassetta di mio padre. E all'inizio fotografavo principalmente paesaggi, pochissimi parenti, e poi avevo questa grossa passione per gli aeroplani, per l'aeronautica, anche perché andavo al mare a Ostia e a Ostia c'erano tutti i piloti dell'Alitalia quando, insomma, essere pilota oppure hostess o steward di una compagnia aerea era comunque un lavoro prestigioso, erano tutti belli, abbronzati. E ho cominciato anche, diciamo, non essendoci il terrorismo, ho iniziato anche ad andare con loro, mi accompagnavano sugli aeroplani, uno entrava abbastanza, diciamo, facilmente, non era difficile ottenere il permesso per andare sugli aerei nella zona tecnica dell'Alitalia. E quindi ho iniziato a fotografare aeroplani. E volendo anche, come si può dire, guadagnare qualcosa facendo questo lavoro, ero studente al liceo all'epoca. Ho visto che l'unico posto, diciamo l'unico settore in cui potevo fare qualcosa era quello dell'aeronautica civile e quindi ho iniziato a fare fotografie di aeroplani. Ho contattato un paio di riviste di aviazione civile, di aviazione leggera, quindi aviazione da turismo, e che erano prima Aviazione di Linea Aeronautica e Spazio, che era una rivista molto prestigiosa, bilingue. E poi ho fatto delle cose per altre riviste. E quindi, diciamo, ho unito l'utile al dilettevole. Mi piacevano gli aeroplani, mi piaceva la fotografia e ho iniziato, diciamo, a fare foto e a vendere anche foto. Allora, come oggi, te le pagavano pochissimo, però ho avuto la soddisfazione di fare la mia prima copertina a 17 anni di età, che era l'aeroporto di Fiumicino di notte, preso dalle terrazze dove uno andava per vedere gli aeroplani che partivano e che arrivavano, che adesso sono chiuse per motivi di sicurezza. Poi, appena finito il liceo, sono andato a frequentare questo corso di introduzione al volo che faceva l'aeronautica militare ed era un Lo chiamavano corso di cultura aeronautica che si svolgeva a Gorizia, durava circa una settimana, e ti portavano in volo, ti facevano pilotare proprio come inizio, insomma, studiare un po' del volo, diciamo, possiamo dire con aeromobili leggeri. All'epoca si usavano i Piaggio P148 e poi adesso ho trovato questo aeroplanino che è della pattuglia acrobatica, beh, questo è un Ermacchi, quindi è uno recente. Però noi ci portarono anche alla base di Rivolto, sempre nel Friuli Venezia Giulia, che era la base della pattuglia acrobatica nazionale che si esercitava con il Fiat G91, sempre con questi colori. Poi, però, diciamo, passando all'università, il lavoro fotografico inteso come lavoro effettivo, quindi dove trarre qualche profitto è un po' scemato, erano troppo grossi gli impegni, diciamo, di studio, però l'ho sempre mantenuto facendo comunque foto mie, prevalentemente di paesaggi, di turismo, non mi interessavano le persone, non mi interessavano gli eventi. E dopo laureato, per una serie, diciamo, di casualità, ho iniziato a fotografare cinema, cioè film, spettacoli teatrali e quindi mi sono molto avvicinato al mondo, diciamo, dello spettacolo. Ho fatto diversi film di Pupi Avati come fotografo di scena, mi ricordo Storia di ragazzi e di ragazze, Bix in America, poi Magnificat, e poi le serie televisive girate da Pupi in quegli anni, mi pare la fine anni 80, inizio anni 90,
Poi ho fatto degli special su un film di Liliana Cavani, ho fatto due film di Beppe Cino. Uno era Diceria dell'Untore, che era tratto dal romanzo di Bufalino, che insomma lì fatto poche cose. Invece avevo fatto nel film precedente Rosso di Sera proprio tutte le foto, le foto di scena. E poi altre, diciamo, produzioni minore. Ovviamente se tu inizi a fare questo tipo di fotografia, poi fai anche fotografie di teatro, fai anche cortometraggi. È facile, insomma, passare da una parte all'altra, oppure fare, so, in uno fai il fotografo, poi manca la comparsa che, so, per un ruolo, piccolissimo ruolo, e allora ti metti a fare pure l'attore, fra virgolette. E così è stato, diciamo, anche per me. L'aspetto dell'aviazione civile l'ho lasciato stare perché ormai, insomma, facevo più altre cose, ma è sempre comunque rimasta la mia passione, questa, diciamo, dell'aeronautica, dell'aviazione. E adesso recentemente, quasi a chiudere un ciclo, ad aprirne un altro, mi sto appassionando ai droni per le riprese aeree, questi veicoli, no, diciamo, senza pilota, comando remoto, che cominciano ad avere un loro boom, soprattutto per le riprese aeree, e quindi ho iniziato a pilotarli facendoli precipitare quasi tutti, per fortuna in situazioni molto tranquille, quindi senza che nessuno si facesse male, si poteva solo rompere l'apparecchio come si è rotto. Però questa è una cosa che mi sta molto, molto interessando. Il passaggio dalla fotografia, diciamo, in pellicola alla fotografia digitale è avvenuto all'inizio degli anni 90, perché io fotografavo degli spettacoli di teatro e li facevo, ovviamente, come facevi il book, li facevi solo in pellicola, con le stampe fatte benissimo dallo stampatore tuo di fiducia, quindi laboratorio professionale. E un giorno, mi pare era 2002 o 2003, io avevo appena comprato una Nikon digitale, la Nikon D100, quindi uno dei primi modelli, era, diciamo, il modello professionale appena al di sotto della D1. E un mio amico che doveva fare uno spettacolo al Rialto Sant'Ambrogio mi chiese di fotografargli lo spettacolo e voleva sia le foto in bianco e nero stampate, quindi con fotografia, diciamo, tradizionale su pellicola e stampa su carta fotografica, e poi voleva delle foto digitali. Mi ha detto: guarda, fai le foto bene perché poi le dobbiamo dare al Corriere della Sera. Io ho fatto le foto in tutte e due, con queste due macchine fotografiche. Ovviamente all'inizio del digitale la qualità era molto inferiore a quella che è adesso, e comunque la differenza con la pellicola era abissale, si vedeva. E comunque io ho fatto le foto, le ho stampate quelle in bianco e nero su pellicola benissimo, mando tutto al Corriere della Sera, al Corriere della Sera si prende le foto digitali, che erano decisamente inferiori come qualità. Il motivo era semplicissimo: loro prendevano il file, lo inserivano, diciamo, in quel programma che faceva la pagina, e quindi il lavoro era molto più semplice, tutto molto molto più semplificato. Da quel momento ho capito che la fotografia in pellicola, per gli usi di tipo, come si può dire, professionali, no? Soprattutto se dovevi stampare su, diciamo, rapidamente su periodici, oppure per quotidiani e altre cose, ormai era alla fine, cioè era l'inizio dell'avvento della fotografia digitale. E io da allora ho smesso di fotografare in pellicola, ogni tanto faccio qualche piccola Polaroid, però adesso ho notato che si sta ritornando, come si può dire, indietro, cioè tutti questi nuovi programmi di fotoritocco, soprattutto quelli che si possono scaricare gratuitamente sui cellulari, alla fine producono degli effetti che richiamano la fotografia degli anni passati. Puoi avere l'effetto, perché
la fotografia, diciamo, puoi datare una foto non solo dallo stile di come è fatta la foto, ma anche dal tipo di carta su cui è stampata la foto. So, la carta lucida, stampa a colori su carta lucida era tipica di alcuni anni, la carta su cartoncino pure, cioè i supporti di carta rappresentavano comunque, si può dire, un'epoca, no? Rappresentavano l'epoca in cui erano stati fatti. E adesso si sta cercando di creare in via digitale un'atmosfera che richiami certi periodi, soprattutto diciamo quelli d'oro della fotografia, che vanno dal 50 al 70, possiamo dire fino all'inizio degli anni 80. E quindi diciamo adesso tutta la mia attività fotografica è tesa soprattutto foto di teatro, principalmente perché il cinema richiede molto tempo. Per me il mestiere di fotografo di scena è quasi sparito, nel senso del fotografo che poi seguiva tutto il film. Oggi chiamano il fotografo per fare degli special, in modo tale che lo pagano molto di meno, e quindi adesso sto più, diciamo, sulla foto di teatro. E poi ho sempre mantenuto l'aspetto, diciamo, legato a certo ambiente musicale, quindi come foto di copertine di dischi di alcuni musicisti, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della musica, alcuna musica, diciamo, elettronica sperimentale, ma soprattutto musica lounge oppure una forma di revival. L'ultimo tipo di fotografia che sto facendo è quella del burlesque, nato occasionalmente come con contatto con delle persone con cui scrivevo su un trimestrale che era il Giaguaro, e ho iniziato a fotografare burlesque ormai circa 7 anni fa, e praticamente fino all'altro ieri ho continuato a farlo. Uno degli aspetti della fotografia è che la fotografia poi in realtà si è sempre considerata la sorella minore o la sorellastra della pittura. Una volta, come diciamo, è nata la fotografia, si diceva che bella foto, sembra un quadro, no? E quindi poi ovviamente anche i fotografi hanno iniziato a esporre, quindi c'erano mostre di fotografia, così come si facevano le mostre di pittura. Quindi quasi tutti i fotografi normalmente hanno poi cercato di esporre i loro lavori per dargli una dignità di tipo artistico simile alla pittura. E quindi anch'io, come tutti, ho iniziato a fare mostre d'arte, diciamo mostre di fotografia. A Roma c'era una grossa realtà che si chiamava il Fotogramma, che era un circolo culturale che aveva sede in via di Ripetta, più o meno verso la fine, verso la Rapacis, e in questo circolo c'erano veramente tutti i fotografi romani. Era diretto da Semerano, che era il figlio di un grande fotografo del passato, e lui accettava tutti, nel senso che da lui trovavi dal fotoamatore scrausetto al fotografo super famoso. Però è stato un grosso polo, un grosso centro che coagulava un po' tutti i fotografi romani. E con lui ho fatto molte mostre, e poi ho soprattutto partecipato ad alcuni eventi da un punto di vista anche organizzativo. Non dimentichiamoci che adesso va tanto di moda il mese della fotografia a Roma, ma il primo festival della fotografia romana fu fatto da Giovanni Semerano e da Cesare Nissirio agli inizi, mi pare, degli anni 90. E io ho esposto con lui, fatto varie mostre col Fotogramma, e poi fine anni 80, inizio anni 90, era un po' nata, cioè già c'era prima, però era un po' nata l'idea di esporre nei locali.
A Roma già c'erano state delle esperienze, mi ricordo. L'esperienza forse una delle più importanti è stata quella fatta dalla critica e curatrice Barbara Martuscello al Caffè Latino, mi pare. E poi io non mi ricordo come, pure io avevo iniziato sia a organizzare che a presentare le mie foto, ma principalmente a organizzare in alcuni locali. Uno era l'Horus, che stava a Montesacro, poi dopo il Goa, e poi dopo fu creato un locale molto particolare che è stato un po' il polo di attrazione culturale di un certo tipo a Roma, sarà fine anni 90, sì, più o meno in quel periodo, seconda metà degli anni 90, che erano gli ex magazzini in via dei Magazzini Generali al Porto Fluviale. E normalmente queste mostre avevano la peculiarità di essere, cioè, come si può dire, quasi di apertura della serata, no? Cioè, prima c'era, possiamo dire, l'evento culturale, poi dopo c'era la serata musicale. Poi è cambiato un pochettino il pubblico, è cambiato anche, come si può dire, sono cambiati anche i gusti, no? Cioè l'esposizione alle pareti di opere, principalmente di fotografia, ma anche di pittura, alla fine non sembrava non c'entrasse più, è più cominciata a entrare la videoarte, cominciati a entrare, diciamo, i video, no? Perché insomma, è stata un po' la nuova forma di espressione, possiamo dire, dal 90 in poi. E poi, cambiando il pubblico, possiamo dire che questa cosa è di fatto finita. Comunque, per quello che mi riguarda, io ho continuato a esporre in alcune, diciamo, alcune mostre, in alcune collettive, ricordo quella fatta da Stefano Esposito di Takeaway Gallery sulla musica, si chiamava I Love Music, oppure ricordo recentemente alcune mostre sul burlesque che io ho fatto, presentando foto di questa grossa attività che ho avuto negli ultimi 7 anni di burlesque, e anche un paio di mostre e un libro che ho fatto con la Fondazione Volume di Francesco Nucci, qui a Roma.